Mi ha colpito non poco il servizio di ieri, 10 dicembre 2017, alle Iene. Io vi invito a vederlo perché vede come protagonista sventurata di questa situazione la povera Efe Balla, la transessuale più famosa del mondo, secondo la mia opinione, che purtroppo sarebbe stata vittima di un problema di natura intima. In buona sostanza, Efe avrebbe deciso poco tempo fa di intraprendere la carriera nel mondo del porno, carriera che purtroppo mi sembra che sia stata letteralmente stroncata sul nascere. Infatti in questo servizio, in buona sostanza, Efe decide di girare le prime scene di un film, Luci Rosse, appartenente al mondo del porno, in cui c'è la scena in cui ella ovviamente va a penetrare una donna, famosa pornostar, bionda, occhi azzurri, molto sexy, affascinante, e con cui c'è questo rapporto più che passionale che deve ovviamente avvenire e verificarsi. Come sapete bene, nel mondo del porno, nel mondo dell'eros, se ovviamente manca, diciamo così, l'erezione, è impossibile che un film porno, secondo la mia opinione, possa venire celebrato, perché è una componente fondamentale un film, che ci sia la carica erotica per eccellenza, che un uomo, che una trans, un trans quindi, abbiano il pene eretto, quindi duro, per far sì anche che si arrivi all'apice del piacere assoluto. E quindi, insomma, tra il lusco e il brusco, Efe cerca di condurre, cerca di compiere questa scena, queste scenette a luci rosse di tipo pornografico, ma sembra che il suo organo in qualche occasione non ne voglia sapere, nel senso che sì, fino a un certo punto va bene, va dritto per la sua strada, va in alto, si alza, si innalza, ma ecco che poi a un certo punto non riesce quasi a avere una grande, diciamo così, tenacia diritta. E quindi si procede a iniettare un prodotto, non so di che sostanza si tratta, anche perché il nome mi sembra quasi impronunciabile, che viene a essere iniettata questa sostanza tramite siringa nel pene, per far sì che chi lavora nel mondo del porno appunto abbia una erezione completa. E così all'inizio Efe non accetta di farsi bucare il pene da questa siringa con all'interno la sostanza in questione, poi però un po' restia, decide di sì, e quindi viene iniettata. Inizia nel migliore dei modi, l'apice assoluto è praticamente quasi raggiunto, il suo membro ha una tonicità, una grandezza e soprattutto una durezza totale, completa, soddisfacente, anche per quanto riguarda il gusto, che l'attrice Vittoria, se non vado errato, che recita insieme a lei, ha a che fare, quando però la povera Efe Balla prova dei dolori terribili, allucinanti, assurdi, infiniti proprio sul suo membro. Un dolore davvero infinito, atroce, che purtroppo sembra quasi che per l'appunto non riesca a essere contenuto, non riesca a essere estinto, non riesca a essere estirpato. E quindi, di comune accordo con la Iena presente nel set a luci rosse, decidono di recarsi al pronto soccorso più vicino. E a questo pronto soccorso appunto gli viene detto che queste sostanze sono sostanze abbastanza delicate, però Efe Balla avrebbe fatto sapere che avrebbe assunto già prima di quel prodotto, di quella siringa, prima di iniziare a fare le scene a luci rosse, il sildenafil. Il sildenafil, vi ricordo che è il Viagra, quindi avrebbe assunto del Viagra prima di recitare nelle scene a luci rosse. Probabilmente potrebbe essere stato anche l'effetto, il doppio effetto avuto,
Comunque sta di fatto che fece mettere il ghiaccio sopra e alla fine, dopo un po' di tempo, dopo un po' di ore, credo, o di minuti, ora non so di preciso quanto tempo, non ve lo so equiparare, il suo pene torna finalmente ad una dimensione normale, logica e soprattutto il dolore va a essere tolto. Gli è andata bene, gli è andata molto bene, perché un attore a luci rosse che di cognome fa Strong in America, pensate che assumendo lo stesso prodotto tramite siringa al pene, gli sarebbe stato amputato l'organo in questione, quindi il suo pisello, il suo pisellino. Beh, vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube. Vi ringrazio per la gentile visione, esimi utenti di YouTube. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questa vicenda, una vicenda piuttosto incredibile, secondo la mia opinione. Mi ha particolarmente colpito, però, essendo un trentenne e avendo le viste di cotte e di crude, non è per così dire una cosa che mi ha scioccato, però mi ha lasciato, ripeto, un po' interdetto. Grazie ancora a tutti e un caro saluto da parte mia. Chiaramente se ho detto qualcosa di sbagliato non mi assumo alcuna responsabilità perché non sono competente in materia e vi ho descritto in modo abbastanza minuzioso, forse anche a tratti volgari, quello che io ho visto nel servizio delle Iene di ieri, 10 dicembre 2017.